Allora, buonasera, buonasera, siamo qui in direttissima da Torrita, in direttissima no, insomma, per questo palio 2018 e io sono qui con, io Marta Pare, voi mi conoscerete già, e sono qui con il mio carissimo, bellerrimo, idiomatico, stupendo, fantasmagorico, amico e compagno d'avventura, ma compagno di mille cose, e come ti chiami? Mi chiamo Niccolò, salve a tutti. Niccolò, siamo pronti? Perché ora dobbiamo fare... Prontissimo. Dobbiamo fare una domanda interessante al nostro, qui presente, anche lui bellerrimo, amico che si chiama... Federico. Carissimo Federico, di che contrada sei tu? Porta a Pago. La contrada di Porta a Pago. Allora, Federico, non so se lo sai, ma ora io ti faccio una domanda un po' personale, quanto difficile. Se Porta a Pago... quest'anno, nell'ipotetico caso in cui, perché figuriamoci se è il picchio la vogliamo gufà. Assolutamente mai, a Torrita non si gufa mai, è un peccato mortale. Ma un'ipotesi uno la fa. Nell'ipotetico caso in cui dovesse vincere Porta a Pago il palio, tu cosa faresti? Attenzione, perché questo è un fioretto, quindi se dovesse vincere poi lo fai, picchio, lo fa o no? Lo fa, ogni promessa è un debito qui, mi dispiace. Cosa fai? Allora, se vincesse Porta a Pago, io andrei a scuola con la maglietta del pigiama, macchiata, quella sudicia, quella più brutta che c'hai, quella con l'orsacchiotti, quella verde vomito, quella non so come ce l'hai, ce l'ho un pochino verde vomito, e... Mano destra sul cuore, quindi abbiamo registrato questa bellissima risposta e siamo pronti, picchio, siamo pronti anche per fare un'altra cosa importantissima. Certo, perché quest'anno attribuiremo a ogni, diciamo, performance di questi nostri intervistati un aggettivo e io avevo pensato qui dal nostro vocabolario di Chianino invecchiornita. Perché la maglietta del pigiama sarà invecchiornita quando la metterai, giusto? Direi che più invecchiornita non si può. Certo. Perfetto. Quindi direi che la chiudiamo qua con Porta a Pago. Grazie Federico. In bocca al lupo per il palio. Crepi. Salve a tutti e benvenuti nei fioretti per il palio dei Somari. Siamo qui dal Palazzetto dello Sport di Torrita di Siena. Io sono Niccolò Picchiarelli con la mia... Amica inseparabile, compagna di avventure incredibili in giro per la Val di Chiana, la nostra... Marta Parri, ma mi conoscono. Infatti sicuramente la conoscerete tutti perché è ovunque, è un volto, una copertina, Marta. E siamo anche qui con... Non lo so. Vabbè, Cascio va benissimo. Giustamente il soprannome a Torrita è fondamentale nella carta d'identità, direi. C'è scritto, infatti. E della contrada? Porta a Sole. Ok, quindi un fioretto sappiamo come funziona. E siccome di sicuro terrai al fatto che Porta a Sole vinca il palio, noi vorremmo sapere che fioretto faresti, che cosa faresti se Porta a Sole vincesse il palio. Allora. Perché poi... va fatto, cioè se vincete va fatto. Diciamo che siccome è un po' d'anni e non si vince, il fioretto dovrebbe essere un po' impegnativo. E ora io uno l'ho già fatto perché sono tornato come a 40 anni fa, mi sono fatto ricrescere i capelli. Un viaggio nel tempo. Sì. No. E quindi ora dire che perderei i capelli è troppo facile perché... è troppo facile. Tirasi a zero la testa. No? E allora diciamo che... se Porta a Sole vince il palio, farò a piedi il tragitto dalla stazione alla casella. Ah, che sono all'incirca? Ma non tantissimi, penso 5-6 chilometri. Il problema è che... insomma, dopo aver mangiato 3 piatti di pisci. Appunto, Almeno 3 piatti di pisci. Poi un bel pollo arrosto, patate e tiramisù. Vai. Perfetto. Quindi ora c'è il momento, diciamo, finale del fioretto con la nostra Marta che assegnerà un aggettivo alla performance di Alfredo e alla contrada Porta a Sole. Allora, caro Niccolò, c'è un aggettivo che in realtà interessa a tutti, cioè lui ma anche me, perché dopo il fioretto che ho fatto sono nello stesso stato anch'io, inuscellito. Per i nostri amici a casa,
per chi non lo sapesse, insomma, in uccellito vuol dire preoccupato, allarmato come un uccello. E anche noi siamo allarmati come uccelli, lui per la corsa di domenica e io perché se dovesse vincere la contrada si deve fare questo povero Cristo 6 chilometri con tutta questa roba da mangiare. E però noi, io spero di rivederci, insomma, spero nella vittoria, però non la gufiamo, Picchio, ci siamo fatti una promessa, non la gufiamo. E niente, noi ci salutiamo e in bocca al lupo per domenica. Crepi il lupo. Allora, sono qui con il mio fantastico compagno di avventura, una persona bellerrima, una persona stupenda, sembriamo la Hunziker e Favino alla scalinata di Sanremo. E il mio Favino stasera si chiama? Si chiama Niccolò, purtroppo non è Pierfrancesco, è Favino, qui alla scalinata di Torrita invece di quella di Sanremo. Ma mi adatto, mi adatto. No, ma è meglio. Meglio, anche meglio. Siamo qui con una persona che non saprei come definire. Come ti definisci? Pelato. La prima cosa che ti viene in mente. Lei, signore, si chiama? Carlo Stefanucci, detto il Chialla. Il Chialla? Chialla, sì. Una domanda importante. Noi non la vogliamo gufare perché Nico non siamo proprio le persone adatte a gufarla. Ipoteticamente parlando, dovessi vincere la stazione il Palio quest'anno, sì, quale fioretto faresti? Cosa faresti? Attento perché poi ti torniamo a riprendere, tra parentesi. No, ma volentieri, lo faccio volentieri. Siccome si tratterebbe dell'undicesima vittoria della contrastazione, io mi impegno a mangiare 11 piatti di pici in una sola... un tempo massimo di 110 minuti, un'ora e mezza, un'ora e 50. Poi se vieni, 11. Se vieni te le faccio anche assaggiare. Io vengo. Non vengo. Tanti, non tanti. Non a me basta un piattino, sì. 11. Però, Niccolò, qui è grave, insomma, 11 piatti di pici. Io... 11 piatti di pici in una sera sola. E che aggettivo hai trovato? No, intanto si spera che ti bastino. Cioè, non lo so, può darsi che un rinforzino alla fine ci voglia, perché andare a letto a stomaco vuoto non è proprio il massimo. No, dunque, direi che l'aggettivo perfetto dal nostro vocabolario di Chianino per il fioretto di Carlo è ingruppato, perché lui nella bandiera è bello ingruppato, ma soprattutto... Cioè, dovrai mangiare talmente tanti pici che ti potresti ingruppare con tutti quei pici. Pronto a ingruppare lo stomaco con pici. Sì. Vai, va bene. Perfetto. Allora, salutiamo Carlo, salutiamo tutti i nostri amici ascoltatori e vediamo se deve mangiare questi pici. Salve a tutti, siamo qui davanti al Palazzetto dello Sport di Torrita di Siena. Io che sono il Niccolò Picchiarelli con la mia fantastica collega Marta Parri. E come sentiamo siamo in area assolutamente di palio con questi tamburi. Voi purtroppo non vedete le bandiere, noi le vediamo benissimo. E siamo in compagnia di Daniele Bufalini. Daniele Bufalini della Contrada. Della Contrada Le Fonti, la migliore. Come si vede dal fazzoletto, la Contrada Le Fonti. E dunque, sappiamo che Le Fonti è una delle contrade più vincenti, forse la più vincente. Del palio di Torrita di Siena. E quindi, nel caso che Le Fonti vincesse un altro palio ancora, casomai non bastassero, tu che fioretto faresti? Ma visto che nell'ultimo palio vinto il capitano si è rasato i capelli a zero, io questa volta me le faccio crescere lunghi. Questo è un fioretto interessante, quindi ti farei crescere i capelli? Lunghi fino alle spalle. Ce lo prometti? Noi si ritorna? Sì, sì, va bene. Perfetto, quindi Marta, è arrivato il momento finale del nostro fioretto. Sì, la scelta dell'aggettivo a questo fioretto, perché è farsi ricrescere i capelli lunghi per il signore... Vedo una cosa un po'... Ci vuole tempo. Forse nel palio 2025 avremo i capelli lunghi. Infatti, signore, lo definirei un po' crettato. Ma crettato nel senso lato, capito? Crettato.
crettato, va bene ragazzi, crettato lo sapete che cosa vuol dire, no? Quindi noi vi salutiamo insieme a questo signore simpaticissimo che tra poco avrà capelli molto lunghi e in bocca al lupo, in bocca al lupo. Non dico nulla. Viva il lupo. Salve a tutti i nostri amici spettatori, io sono Niccolò Picchiarelli, qui diciamo nella nostra serie di fioretti per il palio di Torrita di Siena con la mia, diciamo, il mio, la mia compare Marta Parri. Perfetto, qui con Marta Parri siamo a intervistare Rossi e Andrea della Contrada del Cavone. Perfetto, quindi Andrea, noi augurando il meglio per la Contrada, noi ti chiediamo: se vince il Cavone come fioretto, tu che cosa sei disposto a fare? Io insieme al presidente, dai. Io e il presidente, coinvolgiamo anche il presidente, dalla cannellina del Cavone fino alla piazza, in mutande. Perfetto, questa però è interessante. Sperando che un pochino il clima migliori, perché sennò è freschino. Però, no, migliora, dai, speriamo, speriamo che migliora, se non migliora lo fai uguale. Sì, insomma, però, per questo. Quindi Marta, che aggettivo gli daresti a questa performance, a questa promessa e alla performance che faranno nel caso di vittoria i nostri amici del Cavone? Però ti dico che questo fioretto è interessantissimo, infatti c'è un aggettivo altrettanto interessante che è inguastito, cioè questo è un fioretto veramente inguastito, sia perché spero che non sia un freddo inguastito come è stasera, perché sennò poveretti, però insomma è un fioretto interessante, quindi noi, almeno io spero di ritornare a vedere come andrà a finire tutto ciò. Nel frattempo facciamo in bocca al lupo, no? Crepi il lupo, E vinca Mojito, forza Mojito! Quindi in bocca al lupo al Cavone, noi speriamo di ritornare col giubbotto, mentre loro saranno in mutande. Ciao a tutti! Allora, siamo qui di fronte al bellissimo palazzetto dello sport di Torrita di Siena, io sono con il mio carissimo compagno di mille avventure, con il mio Don Quixote, con il mio amico idiomatico nonché meraviglioso che sembra quasi un Francesco Favino insieme a me, che sono la Unziger modestamente, lui è... Niccolò Picchiarelli, purtroppo mi affibbia questi aggettivi. Però mi dovresti ringraziare invece che arrabbiati con me. Vabbè, comunque siamo qui con il signore... Marcello. Il signore Marcello della Contrada di... Refenero. Oh, il signore Marcello della Contrada di Refenero. Ora devi fare qualcosa di importante. Cioè, ci deve dire cosa farebbe lui nel caso di ipotetica vittoria, senza gufarla assolutamente, di Refenero. Che si potrebbe fare? Ma potrei saltare tutte le colazioni per un anno. Sì. Saltare tutte le colazioni per un anno. Quindi due conti le facciamo io e te, le colazioni sue per un anno. Va bene. Anche questo è un fioretto abbastanza particolare. È sicuro? Anche perché se vince la riprendiamo, quindi anche se non è sicuro deve essere sicuro per forza. E Picchio, qual è l'aggettivo che daresti al signore? L'aggettivo arriva e l'aggettivo sarà parino. Perché si sa che la colazione è il pasto più importante della giornata e quindi saltare la colazione, però si sa che comunque però... Refenero, che è una Contrada dove il palio manca da un bel pezzo. Direi che li vale, sì, si potrebbe fare. Perfetto, allora noi vi salutiamo e al prossimo fioretto. Allora, siamo qui sempre all'interno del palazzetto dello sport. Io sono con il mio Pier Francesco Favino, con il mio sole, la mia luna, la mia meteora che si chiama Niccolò, e meteora speriamo di no. Sole e luna ci sta, dai, solo perché sei te, Marta. Radio, sole, luna. Allora, siamo qui con il nostro amico nonché tamburino di nome? Mattia. Allora, caro Mattia, noi dobbiamo fare una domanda importantissima, sempre per non gufarla comunque. Mattia, cosa faresti in caso di vittoria della tua Contrada che è? Porta Gavina. Al palio di domenica. Allora, considerando che la prima volta che ho fatto il paggetto abbiamo vinto il 10° palio,
spererei che quest'anno, che è la prima volta che faccio il tamburino, possiamo ripeterci. E niente, se si vince si festeggia. Ma qualcosa che faresti proprio? Una sfida, diciamo. Una sfida. Prima cosa andrei a buttare giù cancelli per andare a esultare, per andare al palio. Poi, come farebbero tutti. No, ma noi ci sta bisogno di una cosa che faresti te e che, diciamo, che ne so, se vince Partagavina mi raso a zero i capelli. Una cosa del genere, ecco. Me la metti così, me la metti difficile. Se no si decide noi, eh. Mi sfida la sorte. Che fai? Ci sfidi? Vai. Allora, direi, facciamo... ci sfida! Alla mia voce ci sfida! Sfida noi! A che si fa? Allora, sasso carta forbici. Se vince decidi te, se vinco io decido io. Va bene. Vai. Anzi, aspetta, direi, facciamolo proprio che si mette tutte le carte in tavola. Se vince la Marta, ti fai fare i peli... Nelle gambe ce l'hai i peli? Sì. Perfetto, con la ceretta. E se invece vinco io... Ti tinge i capelli di verde, anzi, di rosso nero. No, sì. Basta un ciuffettino, dai. Ciuffettino. Vabbè, questo qui davanti. Pronta? 1, 2, 3. Ha vinto il nostro amico Niccolò. Quindi chissà se ti rivedremo con il ciuffo rosso nero. Che aggettivo gli diamo a questo fanciullo che ha sfidato la sorte? L'aggettivo lo so io e l'aggettivo sarà crocio, che significa ben cotto, abbronzato. Quindi siccome ci avrà il ciuffo rosso, giustamente il ciuffo sembrerà bello crocio, bello abbronzato, abbrustolito, no? Perfetto. Carissimo, noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo e questa volta te lo facciamo davvero e salutiamo i nostri amici che ci stanno seguendo. Ciao! Salve a tutti i nostri amici spettatori. Ci troviamo qui nel palazzetto dello sport di Torrita di Siena, ma siamo in un posto particolare, siamo qui in cabina di regia, diciamo, io e la mia fantastica collega Marta Parri. Quindi siamo qui un po' accovacciati, diciamo abbastanza scomodi, per intervistare il nostro amico Alessandro Giannini della Contrada Porta Nuova. Quindi la Contrada Porta Nuova ha vinto l'ultimo palio, Contrada Porta Nuova che ha vinto l'ultimo palio, quindi noi siamo qui per chiederti, Alessandro, se Porta Nuova vincesse l'ennesima volta il palio, un secondo palio di fila. Un secondo, Che cosa... Sì, diciamo due pali di fila, ecco. Che cosa faresti tu come fioretto? Come fioretto sicuramente farei sparire tutte le altre contrade, perché è diventata la mia qualità, far sparire le cose nelle mie clip. Quindi sicuramente, no, a parte scherzi, farò una grande festa insieme ai miei contradaioli e sicuramente suonerò la chitarra, ovviamente. Come posso non suonare la chitarra? Anche stasera la suonerò e suonerò in ordine della Porta Nuova. Allora senti, diciamo che se vince Porta Nuova, io e la mia amica Marta ritorniamo da te e ci suoni con la chitarra un paio di canzoni di quelle proprio classiche torritesi, diciamo La Bella Nanina e lo Spazzacamino, ce le suoni e ce le canti te, va bene? Assolutamente sì. Perfetto. Ciao ragazzi. Allora troviamo l'aggettivo, perché prima di salutarci bisogna trovare l'aggettivo. Dal nostro dizionario di Canino ho trovato un aggettivo che è abbozzolato. Cioè abbozzolato è qualcosa di tirato via, di una cosa che è venuta un po' così. Alla buona, a me questo fioretto, perché devono sparire le altre contrade? A me mi piacciono tutte le contrade del palio. No? Quindi io voglio solo che suoni la chitarra, ma che non faccia sparire le altre contrade. Me lo promette? Promesso. Mi dai del lei, dai. Fai del canino e poi mi dai del lei. Il canino ha parlato per forza, siamo i nostri territori. Allora noi facciamo un in bocca al lupo alla contrada. E Porta Nuova e a tutti gli altri contradaioli della mia contrada, ovviamente. Ecco, salutiamoli allora. Ciao da Marta, Picchio e Alessandro. E Alessandro. Allora, siamo all'interno della contrada di Portagavina per festeggiare la vittoria al palio di questa sera. Siamo tornati con il nostro Mattia e con tutti gli altri contadori, perché ci aveva
ha promesso, anzi ci ha sfidato con la sorte, e noi abbiamo detto che sarebbe dovuto fare il ciuffo rosso-nero. Non è possibile stasera farsi il ciuffo rosso-nero, ma la mamma, presente, la signora Patrizia, ci ha confermato che ha preso l'appuntamento per farsi il ciuffo domani, e quindi domani il nostro carissimo Mattia sarà con un ciuffo rosso-nero meraviglioso. E da Porta Gavina!